tutti, come vedete oggi non sono nella mia cucina, ma sono davanti al mare, davanti a questa meravigliosa distesa di acqua che io tanto adoro. E sono venuta qui perché ormai quest'anno volge a termine e voglio farvi da qui, e poi vi spiegherò il perché, i miei migliori auguri di fine anno e per l'anno successivo. Dovete sapere che circa 2 anni e mezzo fa io ho lasciato completamente tutto quello che avevo nella mia regione, nel Lazio, per affrontare quello che chi mi conosce ha definito il passo nel vuoto, no? Perché comunque mi sono trasferita in una città dove non ho nessuno, in una città che non conoscevo, che non è la mia. Ho comprato il mio piccolo bistrò, ho iniziato a lavorare qui partendo da zero, anzi da sotto zero, perché voglio dire non hai neanche i familiari che vengono il giorno della tua inaugurazione. E tutto questo perché? Non perché io sia una pazza, ma perché avevo bisogno di rigenerarmi. E io quando nella mia vita non ho una fonte che mi permette, di rigenerarmi, di meditare, sto male. Il mare per me è proprio un aiuto, è un aiuto fondamentale nella mia esistenza. Guardate, non vi sto dicendo bugie. Io credo che nella vita di tutti i giorni, tutti noi abbiamo dei momenti, no, abbiamo dei momenti in cui ci si creano delle difficoltà, abbiamo dei momenti in cui delle persone ci fanno del male, no? E allora dove possiamo andare a chiedere aiuto? Dove possiamo? Rischiamo magari che andando a parlare con i nostri vicini rischiamo di annoiarli. Ecco, io ho scelto il mare. Io, credetemi, la mattina scendo, anche prima di aprire il ristorante, vengo e se la sabbia è asciutta mi siedo, altrimenti sto qui, medito davanti a questa immensità e è come un grande scrigno per me. Metto qui dentro tutte le mie domande, metto qui dentro tutti i miei perché, metto qui dentro tutti i miei problemi. Certo non sono una pazza, non mi aspetto una risposta fisica, ma una cosa la ottengo, mi rigenero perché non so per quale motivo a me il mare mi ricarica. Quindi una volta che sono riuscita a meditare, a chiedermi il perché avvengono determinate cose, io riesco ad andare via da qui con un'energia positiva. Praticamente arrivo con energie negative e torno a casa, torno nel mio locale con energie positive. A questo proposito voglio dirvi una cosa, tanto per non fare prediche come ho fatto nell'ultimo video in cui vi ho fatto gli auguri di Natale. Quando abbiamo qualcosa contro qualcuno, e questo ve lo dico per esperienza personale, evitiamo di parlarne male. C'è una cosa migliore, evitiamo di parlarne. Io ho imparato proprio sulla mia pelle che quando devo parlare male di qualcuno è meglio tacere. Mi hai fatto del male, ok, ti ignoro completamente. Perché le energie che dovrei sprecare a parlare male di te preferisco riporle in me stessa e crescere. Pensate, mia cognata che è un giovane coach, lei si occupa di leadership, quando parliamo mi dice sempre: guarda Rita, ricordati che la strada per arrivare in cima è dura, è tortuosa e soprattutto ricordati che in vetta i venti soffiano più forte. È vero e questo lo sto sperimentando. Più cerchi di andare avanti nel migliore modo possibile e più incontri le avversità, ma a me queste avversità non mi toccano. Io ho il mio mare che mi aiuta. Io dico a voi, cercate anche voi, non so dove abitiate, non so dove siate, ma cercate una fonte nella natura, questa grande natura meravigliosa che Dio ci ha dato, per ricaricarvi, per rigenerarvi e per essere veramente degli esseri comunque migliori. Come dico sempre, anche a me stessa, parto sempre da me stessa, queste prediche le faccio prima a me stessa. Quindi il nostro motto deve essere appuntamento con la nostra eccellenza, miglioramento, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare e questo non solo in un'attività. Sono una mamma, cerco di raggiungere l'eccellenza in quanto mamma. Sono una moglie, cerco di fare la stessa cosa in quanto moglie. Ho un'attività, cerco di portare la mia attività all'apice, in tutti i rami a 360 gradi. Per questo io oggi
i miei auguri di buon anno ve li voglio fare da qui, da questa fonte immensa e inesauribile di energia positiva, perché sappiate che oggi i miei auguri partono dal cuore, dal profondo del cuore. Io vi voglio bene in quanto ogni giorno mi aiutate e mi ricaricate positivamente. Sapere che voi ci siete e apprezzate quello che sto facendo per me è veramente una grazia di Dio. E da questo immenso mare io vi auguro tutto ciò che potete desiderare di meglio dal prossimo anno e per tutti gli anni a venire. Vi auguro salute innanzitutto, pace, serenità, prosperità, amore e tutto quello che c'è di meglio al mondo. Detto questo, vi abbraccio forte con tutto il mio cuore e vi mando un grosso bacio. Ciao a tutti e buon anno.